Gli eventi. Durante la Resistenza divenni partigiano. Da partigiano mi laureai in veterinaria. Da veterinario fui eletto deputato. Ma la politica com'è brulla. Non c'è nessuno che ti aiuti, non c'è nulla. Durante i miei discorsi mi soffermavo su lunghe ipotesi di felicità sociale e come risultato mi hanno proposto di non presentarmi alle prossime elezioni per cedere il posto ad un altro candidato. Se avessi accettato, mi avrebbero dato la presidenza del centro affettatura carni. Allora ho visitato tutti i miei elettori perché trasferissero le loro preferenze da me all'altro compagno di partito. Nel mio elettorato c'è un po' di borghesia arricchita, molta fauna del grosso soldo, alcuni sottoprodotti intellettuali. Era un elettorato che potevo benissimo travasare in un altro partito. Invece l'ho travasato nel compagno di partito, ma ancora aspetto la presidenza del centro affettatura carni. Qualcuno ha detto che la paura di non avere nemmeno una presidenza mi tromba ogni reazione. Vorrei vedere lui al mio posto. Commento. Tutti gli eventi sono i passaggi dell'equazione evolutiva di ogni individuo e di ogni collettività che li vive. Al di fuori di questo significato, gli eventi non hanno valore oggettivo, non sono né d'oro né di bronzo, non sono né resistenza né aggressione, servono solo a produrre evoluzione in coloro che li vivono. Sono questi, infatti, che con le loro limitazioni creano, percepiscono la storia.